Ciao, ben visto a questa lezione sullo stile del drago. Per iniziare lavoriamo sul Qigong, sui 12 meridiani. Oggi vediamo assieme le prime due posizioni, so che magari già le conosci, però ti invito a farle, a seguire la spiegazione perché magari qualche dettaglio in più non fa mai male. Il primo movimento è il movimento associato all'elemento metallo, polmone, intestino crasso. Per prima cosa incrocia i pollici dietro la schiena con le dita come se volessi conficcarle al suolo. Ruota le spalle indietro, apri il petto. Ho voglia di andare verso il cielo col petto, ma ricorda non inarcare la schiena, ma con retroversione continua a mantenere diritto il lombare e apri solamente il petto verso il cielo. Se non hai problemi al collo, problemi nella zona cervicale, puoi anche aprire la gola. Allenta tutto il corpo, dal collo fino ai piedi, lo ammorbidisci, pieghi le ginocchia, adesso fai anteroversione, quindi il sedere vuole andare verso il cielo, scendi, la testa è l'ultima che si chiude. Quando la testa si chiude guarda il Tantien, sotto l'ombelico. Puoi immaginare come se le braccia vogliono continuare a ribaltarsi per andare a toccare la terra. La pancia appoggiata sulle cosce, le ginocchia sono rilassate. Quando devi tornare su, pieghi le ginocchia, spingi in avanti il sedere, srotoli il corpo e la testa è l'ultima a salire. Una volta tornati su, cambiamo incrocio dei pollici. Di nuovo stendiamo le dita come se volessimo conficcarle al suolo. Tutto uguale a prima, quindi ricordati i parametri che ti ho detto prima. Il secondo movimento è invece legato allo stomaco, appunto il meridiano, quindi dell'elemento terra. Quando finisci il meridiano del polmone ti ritrovi in questa posizione. Dal di qui semplicemente abbandoni le braccia, rimani ancora qualche respiro ascoltando la gravità, cercando sempre di continuare a fare anteroversione, quindi ruotare il bacino verso il cielo. E dopo qualche respiro ti siedi a covaccino per prepararti al meridiano dello stomaco. Appoggi le mani, le ginocchia, unisci le punte dei piedi fra loro, ti siedi col sedere fra i talloni. Poi puoi anche solo appoggiare le mani, ruotare le spalle indietro, spingere bene con le tibie al suolo, stringere il sedere, sollevare il sedere dai talloni. Se non hai difficoltà e problemi alla zona cervicale, puoi ribaltare anche il collo. Altrimenti, se riesci, puoi anche appoggiare i gomiti. Oppure
puoi anche stenderti completamente. Se riesci a stenderti completamente, quando devi tornare su, rotola prima su un fianco, in modo che le gambe si chiudino naturalmente, poi spingi con le mani e torni a sedere. Adesso ferma il video, prenditi il tempo per ripetere questi due meridiani. Magari tieni ogni posizione per 10-15 respiri profondi, a meno che nella prima posizione del polmone intestino crasso l'inversione a testa in giù non ti inizia a dar fastidio, rimani per 10-15 secondi, 10-15 respiri, scusa, e anche così nel meridiano dello stomaco. Viviti le sensazioni che percepisci. Dopodiché schiaccia play che continuiamo con la forma. Adesso ti faccio vedere il movimento nuovo della forma, o meglio come continua appunto la terza forma che si intitola il cedere. Dopodiché ti farò vedere le applicazioni. Come ben sai, lo stile del drag è uno stile di rimbalzo. I suoi colpi rimbalzano di continuo. In questa terza forma succede esattamente questo. So che questi movimenti di braccia non sono semplici. Provo a farteli vedere anche da questa visuale, in modo che forse ti possano essere più chiari. Se un braccio sale, l'altro braccio è sceso. Questo braccio che vedremo fra poco, che ha appena colpito, rimbalza per andare a dare il colpo che già conosci con l'osso pisiforme alle costole fluttuanti. Quindi una mano, quando colpisce, rimbalza, colpisce e rimbalza. Quindi già puoi farlo semplicemente con questa mano per prendere conoscenza del movimento. Colpisce qui, colpisce qui. L'altra mano è un po' difficile all'inizio coordinarla, ma non ti spaventare perché non è nulla di che. Dicevamo che quando questa colpisce in alto, questa si apre in basso. Quando questa rimbalza, questa passando dal davanti, si mette in guardia. Quando devo tornare indietro, questa colpisce, questa scende. Prova a farlo un po' di volte, non è semplice all'inizio, magari ti imbroglia. Adesso ti faccio vedere le applicazioni in modo che tu capisca bene l'energia che ci sia dietro al movimento. Il compagno che esegue la tecnica si mette in pay, il compagno che dà l'attacco si
mette con il destro avanti. Mi ricordo che l'attacco che un compagno deve fare su chi vuole provare questa tecnica è un attacco profondo, perché la tecnica si chiama il cedere, quindi dobbiamo lasciare andare un'energia. Ciò significa che il compagno ti darà un colpo con il destro e poi continuerà con un altro passo in avanti per appunto enfatizzare questa energia. Ora te la provo a spiegare al rallentatore. Il compagno dà un colpo col destro, la mano che mettiamo all'inizio è una mano che ascolta, non è una mano che sposta, è una mano che ascolta, l'unica caratteristica che ha è che continua a puntare verso i suoi occhi. Contemporaneamente stiamo aprendo, mentre stiamo ascoltando, il piede sinistro in esterno, porta esterna. A questo punto il compagno continua con un solo passo, noi apriamo e colpiamo il rene, sempre con le due note. La mano che ha colpito il rene, questo è, l'abbiamo visto l'altra volta, il movimento di oggi, la mano che ha colpito il rene rimbalza per andare a colpire l'occhio. Quindi io voglio andare a colpire il suo occhio, dopodiché rimbalzerà ancora per andare a colpire le sue costole fluttuanti. Te lo faccio vedere anche dall'altra parte, che così forse è più chiaro. Quindi sinistro avanti, colpo col sinistro, mi apro, lei continua con un passo, colpisco il rene, rimbalzo agli occhi, colpisco le fluttuanti. Ti ringrazio, spero che il video ti sia piaciuto, fammi sapere qualcosa, come al solito ti invito, mandami un messaggio, un commento, un feedback qualunque affinché io possa migliorare. Grazie, stai bene.